Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Allora, il video di oggi è per la me delle medie, la me 13enne, 14enne, che ha fatto disastri con le sue sopracciglia. Non erano per niente belle e questo è un po' a riduce del fatto che negli anni 2000, inizio anni 2000, le sopracciglia andavano di moda sottilissime. Fortunatamente abbiamo superato questo step grazie a Cara Delevingne o a Lily Collins, quelle bellissime donne che ci hanno portato alle sopracciglia folte. Le sopracciglia, secondo me, sono davvero importantissime per definire in generale le proporzioni del viso, eccetera, e spesso vengono ignorate. Perciò oggi vi farò vedere un po' come le faccio e vi darò qualche consiglio. Mi avvicino e iniziamo. Il fatto è che quando ero piccola andava molto di moda questa sopracciglia molto molto sottile e perciò era quello che volevo ottenere io, che però avevo sopracciglia molto molto folte invece, come le ho ora praticamente, che devo rifarmele in continuazione per evitare che mi venga il monociglio. Quindi, boh, le sopracciglia vanno un po', diciamo, a fase, vanno un po' a mode. Quello che vi consiglio io però per quanto riguarda la forma delle sopracciglia è di cercare di rimanere più o meno intorno alla forma che avreste naturalmente, perché è solitamente quella che vi sta meglio, perché io penso che naturalmente il nostro viso ci dice già un pochino qual è la cosa che sembra più naturale su di noi e quindi ci sta meglio. Perciò io cerco più o meno di mantenere la mia forma originale. Detto questo però faccio un pochino delle modifiche per far sì che le sopracciglia assumano una forma un pochino particolare. Per esempio, ora le sopracciglia non vanno più di moda tanto arcate, ma piuttosto dritte, con la coda piuttosto corta. Quindi oggi faremo una cosa un pochino simile, sempre senza esagerare, sempre cercando di mantenere la forma delle sopracciglia più o meno naturale per il mio viso. Allora, il primo step che faccio è utilizzare uno scovolino di un mascara pulito. Questo qua è un mascara vecchissimo che avevo probabilmente ai tempi delle medie, che ho pulito e che utilizzo per pettinare le sopracciglia. È molto molto comodo e se la vostra matita per le sopracciglia non ha uno scovolino così alla fine, potete usare benissimo una cosa del genere che non vi costa niente. E io inizio a pettinarle in modo da dare un po' alle sopracciglia la forma generica che voglio seguire poi quando utilizzo la pinzetta. E inizio poi a utilizzare la pinzetta in questa zona centrale delle sopracciglia. Io le sopracciglia in realtà non me le faccio toccare da nessuno, non me le sono mai fatta fare da nessuno, perché sinceramente non mi fido, perché ho un po' paura che facciano un disastro. E lo so che sono persone che sono qualificate a farle, però comunque ho paura e non mi fido. E io sinceramente, per quanto riguarda la distanza delle sopracciglia, tendo a non farle particolarmente distanti. Quando ero una ragazzina me le praticamente toglievo fino a qua, cioè tutta questa parte la toglievo. Ed era veramente una cosa terrificante, perciò adesso tendo a mantenerle più o meno nella loro forma originale e tolgo soltanto la parte centrale. In linea indicativa per capire quanto dovreste farvi le sopracciglia qua al centro, dovreste prendere un pennello o una penna e metterlo così. E in pratica le sopracciglia vi devono arrivare fin dove indica il pennello, perciò vedete a me sono piuttosto naturali così, devono seguire questa linea qua in pratica. Un'altra cosa che faccio, questa linea non la lascio verticale, ma tendo a farla leggermente obliqua, con la parte in alto però pochissimo, leggermente in questa direzione, perciò le tolgo un pochino di più verso l'alto, perché in questo modo fanno aprire un pochino di più lo sguardo piuttosto che averle corrucciate verso l'interno. E questa qua me lo fa naturalmente, in sostanza. Basta toglierne un pochino e viene, vedete, naturale in questa direzione. Questa qua invece devo farla a mano. Visto che io ho la pelle molto sensibile, tende a diventare subito rossa appena faccio qualcosa con le sopracciglia, appena le tolgo, prendo un po' di crema idratante. Questa qua è la crema che sto usando ultimamente, è di First Aid Beauty, l'ho presa su ASOS ed è la mia crema idratante di questo periodo e la adoro, mi piace tantissimo, è molto lenitiva e molto idratante. E quindi ne prendo una quantità abbastanza grande e la lascio proprio così riposare, in modo da non far arrossare troppo la pelle. Perciò sarò così tutto il tempo ora. Un po' ridicola, però almeno evito di irritare troppo la pelle. Per quanto riguarda il resto delle sopracciglia, io questa parte qua sotto non la faccio molto, a parte qualche piccolo ritocco. Io infatti quando ero piccola ne toglievo veramente tantissimi di peletti qua sotto e come risultato ne ho molti meno di quanto ne avevo prima. Perciò vi consiglio questa parte di non toccarla troppo, anche perché è una zona molto sensibile. Io ne tolgo solamente proprio se ce n'è qualcuno che esce completamente dalla forma delle mie sopracciglia.
tipo questo qua e questo. Se volete cercare di cambiare leggermente la vostra forma delle sopracciglia, quello che vi consiglio è di non farvele per tipo 2 mesi e farvele crescere più che potete e poi da lì poi proseguire a creare un po' la forma che vi piace. Io non so quanti anni fa ho fatto così per cercare di dare questa forma qui che era sì la mia naturale, ma l'avevo completamente eliminata facendomi troppo le sopracciglia gli anni precedenti. Invece per quanto riguarda la zona qua sopra vado abbastanza abbondantemente perché ho un sacco di peletti sparsi qua e là che mi danno veramente fastidio e che quindi voglio togliere, cercando sempre di mantenere però la forma e tirando un po' la pelle, fa anche un po' meno male. Come vedete sono diventata subito rossissima, quindi adesso dovrò mettere la crema anche qua sopra. E ogni tanto riprendo lo scovolino, pettino per vedere che forma dare, eccetera. Ci sono alcune persone che quando si fanno le sopracciglia, prima se le fanno con la matita e poi dopo tolgono i peletti che escono. Questo è molto comodo se non sapete più o meno qual è la vostra forma di sopracciglia, quindi una delle prime volte che ve le fate, per seguire bene la forma e evitare di togliere dei peletti che invece fanno parte della vostra struttura delle sopracciglia. Io ormai so più o meno, avendole fatte un sacco di volte, quale devo togliere e quale tenere, perciò non ho questo problema, però è una cosa che potete fare benissimo, è molto comoda, l'ho fatto anch'io le prime volte. Ok, ora che sono rossissima, prendo un po' di crema e la applico appunto in queste zone. Mi tiro un attimo indietro la frangia, che se no non me la cavo più qua. E ora inizio a fare la codina. Come vi ho detto, vorrei farla un pochino più corta di come la faccio di solito. Anche qua, per capire la lunghezza della codina, teoricamente dovreste far partire un pennello dal naso, attaccarlo all'occhio e praticamente dove si ferma e dove dovreste fermare la codina per rimanere così nelle proporzioni. Quindi a me circa qua. Ovviamente voi potete giocare un pochino come volete con questa cosa qua. Però queste qua sono più o meno le linee guida generali. Per me questa qua sinceramente è la parte più dolorosa e quindi tendo a farla meno spesso di quanto dovrei e le mie sopracciglia arrivano praticamente fino alle guance. E come vi ho detto, oggi lo voglio fare un pochino più corto del solito e quindi vado un filo avanti, anche se potrei benissimo fermarmi qui. Ora va bene così. Nel caso poi vado avanti un pochino, tiro indietro anche questa qua. Tirare la pelle così rende un pochino più facile togliere i peletti. Tra l'altro, ditemi se anche per voi così, io ho una sopracciglia che è decisamente più bella dell'altra. Cioè, secondo me questa sopracciglia è molto meglio di questa, cioè la forma è molto più bella. Ditemi se anche per voi così, se avete una sopracciglia preferita. Cosa ne dite? Sono uguali? Più o meno. Come si suol dire, le sopracciglia non devono essere gemelle, ma devono essere sorelle. Più o meno, così. È praticamente impossibile fare le sopracciglia identiche. Quello che vi faccio vedere adesso è un trucchetto che ho imparato, che adoro. Quando ero alle medie ero molto self-conscious del fatto che le mie sopracciglia sono, come dire, sopraelevate, non sono proprio attaccate alla pelle.
Probabilmente perché sono molto spesse e molto forti e quindi rimangono un pochino rialzate. Odiavo questa cosa qui, mi sentivo stranissima. Poi, come sapete, alle medie ci si sente sempre un po' i diversi, quindi odiavo questa cosa qui. Allora ho imparato questo metodo qua. Praticamente prendo il mio solito pettinino e una forbicina per le unghie e quello che faccio è tagliare la parte superiore delle sopracciglia. Vedete che se le alzo le sopracciglia vanno un po' ovunque e in questo modo si rendono un pochino più ordinate e meno rialzate. E praticamente tengo così il mio scovolino e utilizzo la forbicina per tagliare. E l'effetto veramente fa una differenza immediata. Come vedete, rialzo un pochino e taglio. Cercate di non esagerare perché sennò avrete dei buchi nelle sopracciglia. E faccio la stessa cosa da questo lato. E davvero, quando ho scoperto questo metodo, è stato per me una cosa rivoluzionaria. Come ormai penso sappiate, io per disegnare le sopracciglia utilizzo una matita. Adesso sto utilizzando questa qua che è la Precisely My Brow di Benefit, ma adoro tantissimo anche quella di NYX che è molto più economica. Quindi solitamente preferisco questa, anche se questa qua la volevo provare e quindi la utilizzo. E di colore io utilizzo la 3.5 perché per quanto io abbia i colpi di sole in realtà sono castana e quindi questo qua è il mio colore delle sopracciglia. E in più a me piace avere le sopracciglia un pochino più scure dei capelli. Lo so che teoricamente la linea generale sarebbe quella di utilizzare una matita più chiara in modo da evitare che le sopracciglia siano troppo forti, però a me piace questo effetto qui. La cosa che vi consiglio quando scegliete una matita, una pomata, comunque un prodotto per le sopracciglia è quello di stare attenti al sottotono dei vostri capelli, perché io per esempio ho il sottotono molto freddo, questo significa che non danno tanto sull'oro, ma danno di più sul bronzo, non so bene come spiegarlo, più su un tono freddo, e quindi il colore delle sopracciglia deve essere anch'esso freddo. Quindi se scegliete invece per esempio un color marrone molto caldo, molto aranciato, non vi starà bene. Quindi piuttosto che al colore, secondo me fate più attenzione al sottotono, che è molto importante. Per quanto riguarda il riempimento delle sopracciglia, in realtà non faccio tantissimo, semplicemente riempo quei buchetti che ho perché o non mi crescono i peli o perché semplicemente li ho tolti per sbaglio, quindi faccio così e solitamente mi concentro su questa zona qua dell'arco e sulla parte finale dove ho un pochino meno peli, quindi risulta un pochino più trasparente rispetto al resto, però avendo fatto praticamente tutto il lavoro non c'è moltissimo da aggiungere e un pochino lo faccio anche qua davanti. E quanto fate le sopracciglia spesse dipende anche tanto sia dal vostro stile sia dal tipo di trucco che fate, perché se avete un trucco occhi molto intenso vi consiglio di calcare di più la mano sulle sopracciglia perché servono appunto per fare una sorta di framing di contorno nel vostro viso e quindi se il trucco è molto forte anche le sopracciglia dovranno essere un pochino più intense. Se invece avete un trucco come quello che io in questo momento praticamente inesistente, potete anche stare un pochino più sul leggero e anzi è un po' preferibile perché altrimenti c'è troppo distacco. Io trovo la matita molto più facile da usare rispetto a una pomata e anche se magari dura un po' di meno, a me non importa particolarmente perché comunque ho una base sopracciglia molto forte, cioè non devo fare grandi interventi, quindi anche se mi va via la matita per me non è un grande problema. Se invece magari avete meno sopracciglia di me, vi consiglio magari di usare la pomata, che però è un pochino più dispendiosa di tempo perché appunto dovete disegnare ogni singolo peletto. E io quello che faccio con la matita per le sopracciglia è appunto disegnare dei piccoli peletti e scurire determinate zone. Comunque con la matita si può essere un pochino meno precisi e l'effetto è bello comunque, per questo mi piace perché è molto veloce da utilizzare. E dopo che avete usato la matita, se volete, vedete un po' se ci sono dei peletti che escono dalla forma che avete disegnato e li potete togliere. Per esempio io qua ne ho uno e lo tolgo. Un trucchetto che vi insegno, se per caso avete fatto le sopracciglia troppo intense per qualche motivo, è prendere un pennellino da sfumatura, da ombretto, e praticamente passarlo soprattutto nella zona qua davanti, e in questo modo si sfuma un pochino la matita e le sopracciglia sono meno intense.
Io poi fisso sempre le sopracciglia con un gel, ce ne sono tantissimi sul mercato, c'è quello di Benefit, c'è quello di Essence che utilizzo spessissimo, questo qua, e c'è anche uno trasparente. Io oggi però utilizzerò questo qua di Colourpop che presi quando andai negli Stati Uniti quest'estate e che sto finendo. E mi piace molto perché fa rimanere le sopracciglia per un sacco di tempo. E il gel serve un pochino anche per dare volume alle sopracciglia e renderle più forti, più reali anche, perché magari sembrano se le disegnate troppo piatte sul viso, troppo finte disegnate. E tra l'altro c'è anche un altro metodo per fissare le sopracciglia che è utilizzando il sapone di Marsiglia e sinceramente lo vorrei provare, quindi se vi interessa fatemelo sapere che potrei fare un video a riguardo. Non l'ho mai provato io sinceramente, però potrebbe essere una cosa interessante, quindi fatemi sapere. Allora, adesso io non sto andando da nessuna parte, quindi potrei benissimo anche lasciarle così. Se però stessi uscendo dovrei togliere un pochino del rosso che ancora mi è rimasto, visto che ho la pelle sensibilissima, nonostante la crema, nonostante tutto, ho ancora la pelle molto rossa. Quindi quello che faccio è prendere un correttore, questo qui è il mio amatissimo Instant Anti-Age di Maybelline, e con un pennellino applicarlo un pochino intorno alle sopracciglia. Non bisogna essere troppo precisi perché sennò si crea una forma troppo definita che non è quello che io voglio raggiungere, perché a me piacciono le sopracciglia poco definite, molto naturali, molto fluffy, molto appunto voluminose, e quindi utilizzo questo correttore con un pennellino piatto, ne prendo un pochino là sopra e lo utilizzo per cancellare un po' di questo rosso. E per quanto riguarda il colore del correttore, quando vado attorno alle sopracciglia tendo ad utilizzare un colore leggermente più chiaro di quello che utilizzo sulle occhiaie, in modo da creare un po' di luminosità, però deve essere appunto una cosa molto molto leggera, perché sennò si vede troppo il contrasto. Ed ecco fatto, queste qua sono le sopracciglia finite. Allora ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che vi sia stato utile. Questo è il modo in cui io mi faccio le sopracciglia, niente di troppo difficile che però magari alcune persone non conoscevano e perciò ho pensato di mostrarvelo. Se avete idee per i prossimi video, se volete che io faccia qualche video in particolare, fatemelo sapere che sarò felice di filmarlo per voi. E niente, se vi piaccio io, se vi piace il mio canale, fatemelo sapere mettendomi un like e iscrivendovi, sarebbe davvero fantastico e conterebbe tantissimo per me. Grazie mille, ci vediamo sabato prossimo con un altro video. Ciao!